Buongiorno e buon sabato 17 giugno. Il 17 giugno dell'anno scorso Medici Senza Frontiere ha annunciato che non prenderà più fondi stanziati dall'Unione Europea e dai suoi Stati membri come risposta contro le politiche migratorie definite dannose. In studio Leila Benzale e Sara Di Santo di Nurse24.it e come ogni settimana vi portiamo le maggiori notizie dal mondo dell'informazione infermieristica. In 8.000 si sono presentati al Parco Esposizioni Novegro di Segrate per il concorsone per 10 posti da infermiere al Policlinico di Milano. Per tutti un'unica speranza, che non finisca come a Torino, con la prova scritta annullata solo 15 ore prima dell'inizio per colpa del ricorso al TAR di 19 candidati. Il servizio di Paola Botte. Hai già fatto altri concorsi? No, questo è il primo. Il millesimo, ormai adesso. Non è il tuo primo concorso? No, non è il primo concorso, ne ho fatti altri nel Veneto, che è la regione dove abito. A quanti concorsi hai partecipato? Tre, solo uno, perché mi sono laureato da poco e quindi solo uno. Sono passato e me l'hanno bloccato. No, lasciamo perdere Torino, che è una brutta esperienza, come già avevo accennato nell'altra intervista. Da dove arrivate? Calabria. Io arrivo da Torino, anche se sono originario dalla Calabria. Cosa mi aspetto? Tante persone che come me sono venute a provare qualcosa di positivo e cercare qualcosa di positivo per un futuro migliore. Ma guardi, non lo so, già iniziamo male con il parcheggio 2,50 euro. Finiamo 15 euro della tassa per il concorso. Da brividi la notizia della paziente ricoverata in un letto pieno di formiche nel reparto di medicina generale del San Paolo di Napoli. Sulla vicenda è intervenuto anche Ciro Carbone, presidente del Collegio IPASVI di Napoli, che ha chiesto immediatamente di far luce sulle reali responsabilità. E intervistato su Effetto Giorno di Radio 24, si è detto sconvolto dalla notizia. Sentiamolo. Noi abbiamo chiaramente puntato l'attenzione anche sui nostri colleghi. Insomma, è possibile che una donna che sia a letto non sia quella mattina o quel pomeriggio non sia stata, come dire, accudita da operatori di supporto, da infermieri. È impossibile che una coordinatrice non controlli eventualmente chi deve fare queste cose, è impossibile che un primario è così a salire in tutta la scala gerarchica che hanno chiaramente delle responsabilità. Noi, come dire, come gruppo professionale è un episodio che ci ha sconvolti, diciamo così. E laddove ci sono e sicuramente ci saranno responsabilità da parte dei nostri istituti, ci comporteremo nel momento in cui verranno chiaramente queste responsabilità identificate con nome e cognomi, faremo la nostra parte. L'ASL dovrà risarcire l'infermiere per averlo sottoposto a demansionamento. Lo stabilisce una sentenza del giudice del lavoro di Brindisi. Il professionista lavora nell'unità di chirurgia vascolare, dove sono carenti gli operatori sociosanitari e il personale OTA, esclusi peraltro dai turni serali e notturni. Una situazione imbarazzante che ha costretto per anni gli infermieri a ricoprire ruoli non a loro spettanti. Ora la sentenza. L'azienda dovrà risarcire l'infermiere che aveva fatto ricorso. Gli OS saranno riconosciuti all'interno dei nuovi profili professionali sociosanitari e avranno tutta una nuova formazione. Lo stabilisce un emendamento del DDL Lorenzin approvato in Commissione Affari Sociali. Sarà poi un decreto del MIUR a definire l'ordinamento didattico per la formazione dei nuovi OS. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che è uscito in Gazzetta Ufficiale il diario delle prove per il concorso di Torino. Si comincia il 5 luglio con la prova scritta. Tutti i dettagli sul nostro sito, nella sezione dedicata ai concorsi. E anche per questa settimana è tutto. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Continuate a seguirci, sempre su nurse24.it.